Il soldatino di cioccolato. Ettore, il soldatino di cioccolato, era molto infelice. Viveva sempre nel terrore di liquefarsi. Ai picnic non poteva sedersi al sole. Doveva nascondersi sotto i grandi cappelli delle signore o all'ombra degli alberi. Quando a Natale gli altri giocattoli si riunivano intorno al fuoco ad arrostire le castagne, lui doveva rimanersene in disparte. Eh sì, la vita di Ettore era piena di pericoli. La paura di sciogliersi era già abbastanza grande, ma c'era un pericolo ancora maggiore. Era Terry il Terribile. Terry era un bambino grasso e pigro. Adorava tutti i tipi di cioccolato, le uova di cioccolato, i conigli di cioccolato, ma più di tutto gli piacevano i soldatini di cioccolato. «Passo la maggior parte delle mie giornate a nascondermi da Terry il Terribile», si lamentava Ettore con i suoi amici, Edwina la bambola e Pogo Gamba Legnosa. Era grazie a Edwina e a Pogo che Ettore riusciva sempre a scappare. Ma quanto desiderava raggiungere il suo battaglione nel paese della neve, dove i soldati di cioccolato non si sciolgono mai. «È per stanotte», sussurrò un giorno a Edwina e a Pogo. «Scapperò stanotte!» I suoi amici promisero di andare con lui. Infatti a mezzanotte tutti e tre sgattaiolarono silenziosi davanti alla porta di Terry il Terribile. Scivolarono lungo la balaustra e attraverso la porticina del gatto uscirono all'aperto. Poi Edwina, la più in gamba dei tre, disse: «Dobbiamo cercare i topini di zucchero! Loro lo sanno dov'è il paese della neve!» Li trovarono in un chiosco della fiera di beneficenza. «O siamo proprio stufi di fare da premi!» dissero. «Potete aiutare Ettore a trovare il suo battaglione nel paese della neve?» «Ma certamente, montate in groppa! Vi porteremo fin là in un lampo, ma attenti ai perfidi giganti della neve!» Improvvisamente, una grossa palla di neve colpì Ettore e lo disarcionò. «Sono i giganti!» gridarono i topini. Altre palle colpirono Edwina e Pogo. I tre amici giacquero storditi. E lentamente, ecco i giganti avanzare verso di loro. Ma i topini di zucchero volarono via tra le raffiche di palle di neve in cerca d'aiuto. «Fermi! Che va là?» «Presto, presto! Un soldato di cioccolato in pericolo! E anche Edwina e Pogo!» «Alla riscossa, miei prodi! Suonate la tromba!» Il battaglione si mosse e quando i giganti della neve lo videro, scapparono a gambe levate. Finalmente Ettore poté riunirsi al suo battaglione nella terra dove i soldati di cioccolato non si sciolgono mai. E quando i suoi amici gli promisero di andarlo a trovare spesso, la sua felicità fu completa.